Se il momento storico dell'avvocatura italiana è difficile genericamente parlando, ancor di più lo è per chi inizia ad esercitare la professione. Ai giovani e agli ostacoli che ne rallentano l'avvio di carriera va prestata particolare attenzione. I problemi sono ovviamente molteplici, così come però le soluzioni possibili, a partire dalla strada della specializzazione, che però non può essere una targa fissa dietro la porta di uno studio in cui scrivo avvocato penalista, civilista, amministrativista. Queste già ce le abbiamo e sono poco utili per l'avvocatura e soprattutto per la giovane avvocatura. La specializzazione deve essere l'occasione per la conquista di nuovi spazi di mercato. Servono specializzazioni in materie tradizionalmente poco frequentate dall'avvocatura, serve una specializzazione nello stragiudiziale, nella consulenza, nell'organizzazione aziendale, nel diritto dell'ambiente, nel diritto europeo. Tutte queste nuove forme di specializzazione devono consentire all'avvocato medio italiano di fare altro, di rimanere ancorato all'interno dell'attività giudiziaria, all'interno dei palazzi di giustizia, ma avere anche la capacità di uscire dai palazzi di giustizia, di poter offrire un servizio quanto più ampio possibile alla nostra clientele e di ritornare come categoria professionale ad essere utili per il Paese. Le specializzazioni possono essere lo snodo fondamentale per ottenere questo risultato. Un risultato che non può prescindere da un sentimento di solidarietà che attraversi trasversalmente la categoria e che veda i veterani della professione dare una mano alle nuove leve. Noi abbiamo un sistema previdenziale che consente a un avvocato che ha raggiunto una determinata età di continuare a lavorare, ovviamente continuare a pagare i suoi contributi, ma a riscuotere, diciamo, un anticipo di pensione. È un problema che in una situazione fisiologica non darebbe problemi, oggi comincia a darli perché è un problema di colleghi che non continuando a esercitare e godendo di quel piccolo privilegio di avere già la pensione finiscono poi per fare concorrenza fra virgolette sleale ai colleghi più giovani che invece non hanno questa beneficio e che quindi devono affrontare tutte le spese facendo affidamento solo sulle entrate da lavoro.